quando si lancia dai comitati, dal comune di Nocera anteriore, Campo Nuovo e Angri, che sostanzialmente con cui il TAR, nella quale il TAR dice no, il commissario, accogliendo la nostra tesi che il commissario è scaduto 2 anni prima, cioè al 21 luglio 2013, fanno una legge di corsa al 16 novembre 2015. Questa legge prevedeva che entro 30 giorni si sarebbe dovuto fare lo statuto legge pubblicata il 3 dicembre è stato pubblicato sul BURC il, mi sembra, il 28 marzo circa, in maniera ridicola perché questo statuto dell'ente portava la data del 30 dicembre più o meno, l'anno prima, cioè si rispettava i 30 giorni perché in giunta l'avevano deliberato, ma poi l'avevano pubblicato sul BURC 3 mesi dopo che ovviamente avevano deliberato uno statuto vuoto che poi abbiamo implementato, come è normale che sia. Quindi 4 mesi a posto di 15 giorni per fare lo statuto, 4 mesi per fare il commissariamento dei comuni a posto di 15 giorni per aver visto la legge, sono avanti, a luglio è stato promosso il commissariamento, sono passati altri 4 mesi, ma non c'è proprio nulla di tutto questo. Cioè, i comuni che sono quelli che sono deputati alla gestione dei servizi idrici sono completamente, diciamo, annullati, sono messi da parte, sono completamente scoperti. E tutto questo arriva ovviamente ad agosto, il nuovo provvedimento del commissario del giorno che la nuova legge regionale ha individuato, che ha prorogato. A differenza di quanto prevedeva la sentenza della Campania, la nuova legge l'ha approvata per 6 mesi perché il periodo di costituzione doveva essere 6 mesi e poi c'era un periodo dopo questi 6 mesi di ordinaria amministrazione, quindi 6 mesi di peggiore scadevano intorno agli inizi di giugno. Ok. Dall'inizio di giugno è entrato in periodo di ordinaria amministrazione e in questo periodo di ordinaria amministrazione ha fatto un provvedimento che è il provvedimento tariffario 2016-2019. Quindi diciamo che da un indirizzo al servizio idrico nel lungo periodo di 4 anni, nel periodo in cui lui dovrebbe essere ordinaria amministrazione, che è lo stesso periodo nel quale lui nomina i vertici della Volga del Conto dei sindaci senza consultare i sindaci, ecco, questo provvedimento nel quale diciamo, sono questi aumenti tariffari del 30-31% sostanzialmente su 4 anni. E c'è una richiesta, perché poi c'è la questione delle partite pregresse, altri compagni tariffari che Gori dovrebbe avere sulla base degli anni precedenti. E che cosa succede? Cioè che fa questo provvedimento in cui chiede un'anticipazione a un fondo nazionale, non sto qui a dire che tipo diciamo, di fondo è, il fondo delle casse ambientali dell'energia, che dovrebbe varare l'autorità dell'energia elettrica e del gas del sistema idrico, dovrebbe rispondere positivamente alla legge, per 244 milioni di euro e poi andrebbe ad essere recuperato gli aumenti del bilancio. Quindi, fondamentalmente, l'intera attività e possibilità dei sindaci e dell'amministrazione di dire qualcosa sul servizio idrico che è di loro competenza, viene meno. Sostanzialmente, viene completamente devastato. Nel frattempo, il nuovo presidente, come è giusto che sia, incontra i sindaci, però sinceramente stiamo parlando di una cosa che non vedete da voi, stiamo parlando di una cosa che è veramente fuori dal mondo, cioè che la questione è che i comuni, questa è un'illegalità che si protrae ormai da 4 anni. Hanno fatto una legge, per fatto male non ne hanno applicato nemmeno il 2%, una legge pessima, pessima, perché già quella legge riduce gli spazi demografici per i sindaci. È passato male, non l'hanno applicata per niente. Nel frattempo continuano ad andare avanti come se nulla fosse. Come se nulla fosse. Tra l'altro i sindaci non sanno, i comuni non sanno, che gran parte degli investimenti sul servizio idrico la Regione Campania le ha dichiarate con propria delibera su propri impianti, facendo una programmazione che invece anche quella aspettava ai comuni, dando una montagna di soldi, cioè mettendo una montagna di soldi, fondi europei, su investimenti della Regione, cioè gestiti dalla Regione stessa.
quando le via programmazione sul servizio idrico anche sugli impianti regionali che sono gestiti dalla regione, ma che sono di competenza dei comuni, che sono i depositari del servizio idrico, dovrebbe essere i comuni, dovrebbe essere quest'ente a di questa montagna di soldi come si spendono. E c'è una cosa bellissima, e la delibera dice, non essendoci l'ente idrico campano, da che ci sta di nuovo, noi facciamo da ente competente su noi stessi, noi regioni, via sostitutivo, così, en passant, e ci diciamo che questa è la programmazione, questi investimenti, ci mettiamo anche i soldi europei che riteniamo di metterci, stanziamo direttamente, e gestiamo i nostri impianti, diciamo, cioè, quindi fondamentalmente l'intero arco di competenze dei comuni viene completamente messo fuori gioco. Cioè, e fermo restando l'impugnazione di questa nuova delibera che è collegata all'impugnazione presente di Milano, che fondamentalmente sarà gratuita, diciamo, perché rientra nell'ambito, diciamo, dei stessi motivi di quella delibera dell'impugnazione di Milano, e quindi fondamentalmente rimane, cioè la facciamo pro forma solamente con il pagamento delle spese. E per mantenere, diciamo, sub iudice tutti gli atti anche di questa delibera, perché sennò altrimenti rischiamo che ci sia l'acquiescenza, diciamo, anche a questo tipo di atti, perché comunque questa programmazione prevede le partite pregresse, che invece la legge regionale aveva detto che dovevano essere indicate, buonasera, dovevano essere indicate nella nuova programmazione, doveva essere approvata dall'ENIC, cioè la sentenza, e poi la legge regionale, diceva che le partite pregresse dovevano essere diciamo, decise dall'EIC, dal Consiglio del Consiglio di Distretto, nella nuova programmazione ci sono. Perché? Perché bisogna avere l'equilibrio economico finanziario di cose, ma questa è una decisione che il Commissario non poteva prendere, cioè bisognava che una legge lo rimandava all'EIC, lo prendeva appunto questo ente idrico. Tra l'altro, diciamo, in tutto questo abbiamo mandato anche il parere dei revisori dei conti, del revisore dei conti della Lodi, anche questa cosa qui, noi ce ne siamo accorti molto tardi sulla base di una mozione presentata al Consiglio Comunale di Castellammare, che la RSJ, cioè la società primaria di revisione dei bilanci, all'approvazione del bilancio di Lodi del 2015, proprio sulla base della sentenza delle partite pregresse sugli altri conguagli, come si legge nella motivazione del revisore, non ha espresso il parere sul bilancio. Cioè praticamente ha detto che sul bilancio per me ci posso, quei numeri che stanno lì dentro io non ci metto, ma no, non ci metto la firma, e non mi assumo nessuna responsabilità che quei conguagli, appunto, a base della sentenza, a base del resto, e poi se andaste a vedere nel merito da che cosa sono scaturiti tutti quei milioni di conguagli che avete pianto, perché sono, diciamo, fortemente è fortemente discutibile la legittimità, no, ma se io non so se questo bilancio di equilibrio è vero, questo bilancio di equilibrio no, e quindi non ha espresso il parere, ha espresso il parere, e lui dice io ho l'impossibilità di esprimere il parere, ed è incredibile che questa cosa, per esempio, non sia passata nemmeno questa, in nessun modo, cioè che è una cosa gravissima, cioè se un qualsiasi comune di quello che è qui presente, cioè se non ha un lei. qualsiasi comune appunto l'aveva presentato, ci fosse il parere dei migliori conti che dicessero io posso esprimere il parere su questo bilancio, succederebbe, diciamo, un caos nel comune, ci sarebbero richieste di dimissioni come minimo, diciamo, come minimo, se non oltre. Qui c'è una società che ha un bilancio di 150, cioè 100 milioni di euro, c'è un parere di una società primaria, SGA, che dice no, io non posso esprimere il giudizio su questo bilancio, e la cosa passa completamente sotto silenzio, completamente. Lo veniamo a sapere da 3-4 mesi, perché appunto una consigliere qui, una forza politica, un consigliere comunale, si è interessato di guardare questa vicenda. Che è una cosa, anche qui, ma il commissario, quando è andato ad approvare il bilancio del 2015, ma non ha ritenuto opportuno avvisare i comuni, i proprietari di Gori e dell'Ato per dire, scusate, voi che dite su questa vicenda? Voi siete i proprietari, qui, sono qui di passaggio, è venuto a dire il commissario, perché insomma, voi siete gli altri proprietari, magari fate un'idea o dite un po' quello che pensate. Niente, forse è stato trovato, non si sa bene quale di tutto, sono stati nominati nuovi vertici, si va avanti. E questo è completamente assente di qualsiasi ruolo dei comuni. Allora, secondo me, al di là appunto dell'impugnazione della delibera, che è un'impugnazione che si basa soprattutto sul fatto delle competenze,
Cioè, il fatto della relazione di competenze, anche in maniera molto complicata da sostenere nell'ambito della nuova legge, perché ormai la nuova legge c'è, però è una cosa che va ribadita, perché sennò altrimenti se si lascia passare questa prassi, guarda, non ci devo dire, i comuni perdono, cioè, millimetro dopo millimetro vengono messi alla porta, millimetro dopo millimetro, passi dopo passi, bilancio dopo bilancio, commissariamento dopo commissariamento, mese dopo mese, giorno dopo giorno, i comuni non potranno più niente, come già adesso succede. Okay. Quindi adesso il tema è questo qui, cioè cosa, e io diciamo vorrei avere tutte le idee del mondo, perché questa non è più una questione che ha a che fare con le aule di tribunale, diciamo. Per quanto possibile abbiamo già determinato la situazione, abbiamo messo in discussione un impianto intero, diciamo, attraverso quello che si poteva fare nelle aule di tribunale. Adesso, avere cognizione che questo, diciamo, al di là dei proclami, la direzione è quella, mettere i comuni alla porta. E quindi bisogna vedere i comuni che cosa ritengono di voler fare per non farsi mettere la porta, sapendo di stare dalla parte del giusto, cioè sapendo di stare dalla parte di chi ha costituzionalmente e per legge la competenza di decidere sul servizio integrato. È che è solamente una serie infinita di voluti ritardi, di inadempimenti, di illegalità fatte dagli organi superiori per motivi ben precisi, su interessi ben precisi, che stanno ritardando all'infinito questa situazione e ve la consegneranno, se ve la consegneranno, come un pacchetto già pronto che non potete più, su cui non potete più mettere mano e porre una politica diversa, una posizione diversa. Su questo bisogna tenere una posizione, cioè bisogna prendere una posizione, se c'è una posizione, aspettare ovviamente il caso in cui succede la variazione della rete dell'ENIC, in quel caso ci faremo trovare pronti per eventualmente proporre e produrre un gruppo di sindaci di comuni che vadano nella direzione all'interno di quelle elezioni. Ma il punto è che rimane completamente inaccettabile e una profonda illegalità totale che a 4 anni dal commissariamento e a 1 anno dalla legge questa roba continui a funzionare così. Quindi, cioè, le proposte possono essere più assurde, sia simboliche sia pratiche, sia simboliche sia pratiche, ma è il momento, diciamo, che i comuni si muovono. Però metto becco sulla proposta da fare rispetto a questa situazione, perché questa è una cosa che riguarda, diciamo, fondamentalmente quelli che sono i comuni. Però se questa rete di studio e servizio prende informazioni, si aggiorna e fa un mese, un altro, diciamo, che fa un punto su quello che succede, a quello che succede con gli altri, non i sindaci, e fa un punto che contrasta eventualmente con cause, con vertenze e tutto il resto, ma non ci sono tante altre mosse, diciamo, che noi come comitato possiamo suggerire. È il momento di far capire se c'è la necessità di produrre una rottura per cercare di prendersi questo servizio, oppure lo si lascia andare, diciamo, per lo standard, lo si lascia gestire a livelli superiori, sostanzialmente, che questo è la sostanza, e si rimane inerti di fronte a questa realtà. Praticamente quasi deve l'idea di fare un giro tra gli annunciatori se si vuole lasciare bisogno delle informazioni, abbiamo l'avvocato qui, quindi se volete chiedere delle cose poi sulla problematica, detto che la linea è molto più grossa e ampia. Naturalmente anche questo passaggio dovrà essere fatto, se lo riusciamo a fare, nella cosa, quindi facciamo una prima domanda di voi, può esprimersi meglio, no? Siamo di dibattito, quindi cercare di capire le idee, sicuramente nessuna idea già ve le fatte, quindi può crescere con il dibattito, con la discussione. Sì, in merito quindi agli aumenti, alla situazione della Nori, a questa situazione che si è creata, sia per quanto riguarda invece
Lettere parodie, che dice? Sarebbe il caso di fare qualche comunicato da parte dei sindaci e vorrei la verità vedere quanti sindaci firmano eventualmente anche contro il governo regionale, al di là dello schieramento politico, se di destra, di sinistra, di centro, di Grillini o altro. Ecco. Quindi secondo me dovremmo fare qualche documento per poter uscire fuori e far capire che noi siamo stati. Altrimenti dovremmo rischiare di fare riunioni su riunioni, ma nessuno ci ascolta. Quindi fare un bel documento, eventualmente anche quelli del comitato possono darci una mano a preparare e poi lo sottoscriviamo. Chiaramente il delegato eventualmente farà sottoscrivere al sindaco, oppure eventualmente il sindaco deve sottoscrivere il delegato, però dobbiamo guardarci in faccia, secondo me. Dobbiamo portare avanti quelle che sono le nostre idee, al di là dello schieramento politico. Perché altrimenti dovremmo rischio di unire in delle riunioni come facevamo a Pompei, dove ci discutevamo delle stesse cose che già avevamo fatto ampiamente in altre riunioni. Quindi io proporrei di fare qualche comunicato. E poi eventualmente la battaglia iniziale è stata portata avanti. E quello quanto riguarda le liste che poi si dovrebbero formare. Secondo me dobbiamo stare attenti a capire, come disse l'altra volta, a non entrare nel tranello, pensare che volessi candidare perché chissà che cosa, quale poltrona dobbiamo andare a ricoprire. Penso che chi andrà là deve fare l'interesse della rete dei sindaci, quindi chiaramente dovremo firmare anche un programma chiaro, preciso, è vero che poi i programmi. Purtroppo una volta arrivati là qualcuno potrebbe anche decidere di cambiare strategia, però mi dispiace che poi ci si siede attorno a questo tavolo e poi si mette la casetta dell'acqua nel proprio paese. Io per questo è quella verità, mi dispiace molto, questa casetta dell'acqua, questa grande invenzione che ha fatto la Covid, io non so se qualcuno di voi ce l'ha, ma l'hanno proposta anche al mio comune, che ho detto di no. Perché abbiamo le fontane nostre in casa, la stessa cosa. Però è un modo da parte della Comune, addirittura nell'area romana hanno chiuso lo sportello e i miei concittadini dell'area romana devono andare a Pomigliano d'Arco, a Torre del Greco. Immaginate quindi tutto l'abitato dell'area romana, però purtroppo dell'area romana, tranne io e qualcun altro, qua non vedo seduto nessuno. Quindi si sta tenendo a creare dalle ultime manifestazioni che abbiamo fatto a Napoli, ricordo quando eravamo in 30, se non ricordo male, 30 comuni, non lo so se adesso siamo ancora 30, questo non lo so. Perciò io proporrei di preparare un documento da parte di tutti i sindaci, di tutti i comuni, in modo che lo sottoscriviamo e facciamo capire alla Regione Campania, come abbiamo fatto con Caldoro, lo facciamo anche adesso con il Presidente De Luca, per far capire che noi vogliamo che ci sia un cambio di
Giuseppe Anziano, è la prima volta che partecipiamo ad un incontro del genere. Sono d'accordo con il collega di prima, effettivamente sarebbe opportuno mettere scritto qualcosa, diciamo, rendere pubblica una manifestazione di intenti, però dobbiamo stabilire anche qual è il contenuto. Non sono d'accordo sul discorso. Qua diciamo ci stiamo impegnando per, non contro qualcuno, contro qualcosa. Io penso che anche il presidente De Luca si è interpellato con tutti quanti i sindaci e portiamo avanti delle istanze ragionevoli, non credo per quale motivo non ci possiamo seguire. E cioè, qui parla uno che politicamente diciamo non è di centro-sinistra, però noi inseriamo sempre principio della ragionevolezza, per cui non vedo quale potrebbe essere il problema. Io andrei più sul punto, ringrazio l'avvocato, se non è portato, per la relazione esaustiva, perché non ci dà lui qualche indicazione, perché si astiene dal fare le proposte. Io credo che chi più di lui ci può dire in che modo, ma da un punto di vista amministrativo, noi possiamo intervenire, perché il documento sì può essere una manifestazione di intenti politici, laddove ogni sindaco, ogni amministrazione mette la prima e la forza a quel documento, sì è importante, però io direi di andare oltre, se fosse possibile in questa fase esprimerci anche con qualche atto deliberativo di carattere consigliare, non lo so, giunta, non lo so. Se lei ci può indicare la strada, per esempio, io vedo al secondo punto all'ordine del giorno che si parla dell'aggiornamento delle elezioni del Consiglio di distretto delle leggi, diciamo, no? In senso successivo. Sul punto, noi come comuni, in che modo possiamo farci sentire con forza, non con, soltanto con il documento, ma con degli atti deliberativi, non so se è possibile fare gli atti deliberativi. Tutti coloro i quali siamo seduti in questa assise, anche gli assenti, se passiamo praticamente parole, se può essere un documento legittimo per dare più forza all'iniziativa. Noi siamo qua per fare qualcosa, non siamo venuti solamente per ascoltare, per dare forza a questo movimento, anche perché i problemi del lavoro, come diceva il collega precedente, ci vengono catapultati sul territorio, noi amministratori. Che siamo noi che diciamo siamo l'ultimo anello e forse il più debole della catena, però se in questo momento possiamo far sentire la nostra voce con degli altri imperativi sarebbe importante. Noi siamo come esercito sociale, siamo in questa linea. Grazie. Penso che è stata esaustiva la relazione dell'avvocato Grasso, però dobbiamo intenderci sul metodo, perché io ho partecipato a tutte le manifestazioni pubbliche che sono state fatte in questi mesi, portando avanti l'idea che tutta la cittadinanza di Cercola fosse rappresentata in modo migliore. Infatti portavamo anche lo stendardo, che significava un significato specifico. Dicevo che quelle manifestazioni, benché qualcuno ci ha scherzato sopra, sono servite, che molta gente non sa manco che esiste una multinazionale che dirige tutti i giochi di quest'acqua. La CEA, tanto per intenderci, che guarda solo a una cosa, al profitto di un bene, l'acqua,
che non produce nessuno, perché l'acqua si forma da sola, non ha bisogno di una catena per essere formata. La questione della gestione. Allora a questo punto io avevo pronto una proposta, intanto di dividere i due momenti, sono d'accordo con il collega San Giuseppe, da una parte l'azione politica che può scaturire con un documento da far sottoscrivere a tutti i sindaci presenti e non che hanno aderito alla rete dei sindaci, e dall'altra un'attività amministrativa. Io non sfiderei la Gori o chi per essi. Allora, l'acqua, mi sono chiesto questo, da dove la prendo? La prendono dai nostri territori. Ogni comune, se mi cerco ne ha tre, ha dei pozzi che all'epoca sono serviti pure quando c'era la manganese in modo abbondante nel comune di Napoli, a miscelare e quindi diluire le percentuali di manganese per rendere potabile l'acqua che era marrone. Ma se questi pozzi ricadono nei, e qua poi magari ci vorrà l'intervento tecnico se c'è sta possibilità o meno, e quindi chiamo in causa l'avvocato, dicevo, se questi pozzi insistono sui territori dei comuni, perché non, diciamo, fare un po' gli psicologi, forzare la mano e lanciare una proposta e dice guardate che noi vogliamo i miei pozzi. Chiaramente mi si dirà, e i cittadini? Ci arrivo subito, l'acqua come arriverà? Però capirete che può essere un fatto provocatorio, perché almeno inizieremo a fare una battaglia di tipo frontale, perché tornare l'azione politica è giusta e va fatta, perché nel rispetto delle leggi nazionali e democratiche noi ci inseriamo in un ragionamento, sebbene non siamo perfettamente, non siamo affatto d'accordo, ma essendo persone ragionevoli rispettiamo le regole, quindi i ruoli, loro fanno una cosa e noi diciamo una cosa differente. E chiaramente oltre ai cittadini che sarebbero penalizzati laddove dovesse succedere una cosa del genere, c'è stata un'altra parte da guardare. Tutta questa gente che lavora in queste società che fanno manutenzione, e su questo ci sarebbe molto da discutere, perché il piano di recupero delle fogne e l'alimentazione là è un fantasma. Come pure una questione che dovrebbe essere posta all'ordine del giorno in questo documento è la questione del bilancio, giustamente. Quale comune non ha approvato il bilancio se non dopo la relazione dei revisori dei conti? Perché sono loro che ci dicono se ci sono i conti in regola, e sono loro che consigliano anche ai vari enti di sfruttare sia i soldi che le energie umane in un modo o in un altro. Quindi a me questa questione di legittimità secondo me andrebbe sollevata subito, come pure a scadenza del commissariamento, che siamo alla seconda tornata di commissario, che aveva scadenza a giugno se non sbaglio, e mo stiamo a ottobre, ancora non se ne parla. E quindi di prosieguo c'è sta pure la questione di attrezzarci, eventualmente dovessimo perdere la battaglia sulla questione del commissariamento alle prossime elezioni, per andare a dare un indirizzo univoco, tenendo presente tutti i territori perché è necessario, ma almeno creare un filo rosso che leghi tutta questa compagine di sindaci che non per sfizio loro si sono aggregati, ma hanno l'interesse appunto al bene comune.
di cui l'acqua certamente ne fa parte. Quindi allora io ribadisco e chiudo, scusatemi per la lunghezza, sono d'accordissimo a fare un documento in modo tale che anche coloro i quali non sono presenti ma hanno aderito alla rete, e contemporaneamente, se necessario, un'azione eclatante di tipo amministrativa, provocatoria chiaramente, perché mi rendo conto che i presupposti proprio giuridici non ci stanno, ma per riguardare che noi spaziamo, noi non scherziamo. Napoli, quindi, torna a ripetere, bisogno di certo un piccolo comune per poter rendere potabile l'acqua di un grande comune. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, io ringrazio il Comune di Nocera che ci ospita, ringrazio tutti voi per essere qua e mi scuso in anticipo perché purtroppo io devo lasciare questa Assise per via dell'ora di ritardo. Voglio dire questo, noi siamo, io rappresento Sarno, per cui in termini di partecipazione delle acque a cui si riferiva il collega, forse noi siamo uno dei comuni da cui vengono catturate la maggiore quantità di acque e probabilmente questa è stata una delle cause che in passato ha portato la subsidenza e forse anche i tragici eventi del 98, nel senso ci sono delle teorie per cui questo svalutamento del terreno potrebbe aver creato dei frani che ci sono stati nel 98. Detto questo, noi abbiamo partecipato fin dall'inizio al dato la visione alla rete dei sindaci e continuiamo a farlo perché è una battaglia importante. Per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, giurisdizionale, quello sicuramente è giusto e lo portiamo avanti, posso chiarire questo in questo momento. Per quanto riguarda le proposte dei colleghi su un documento che dobbiamo in effetti poi portare in maggioranza, portare in consiglio, in effetti bisogna sottoscrivere un documento che però in questo momento è difficile da come dire, dare una visione immediata, perché dobbiamo portare sul tavolo della politica del nostro consiglio quello che poi è una decisione che deve prendere come dire, una decisione alla grande. In questo momento sicuramente sono d'accordo a produrre un documento da portare poi in discussione presso di noi. Grazie. Io volevo fare un intervento a proposito di questo, sono stato poco chiaro, ma non ho parlato di documenti da portare in consiglio altro, parlavo di un documento, voglio dire, che è quello poi della rete dei sindaci. Perché il problema è se noi arriviamo qua, poi siamo costretti a chiedere il consenso ai nostri consigli comunali, adesso che stanno e fanno una patata, non c'è. Però corriamo il rischio di affogare questa assemblea, perché guardate, noi che siamo qua, è inutile che veniamo da tanti anni, ormai veramente sono passati forse troppo anni. Grauso penso che lui quando dice io non so più che cosa fare, perché acquista ecco, giudiziario, non stanno andando avanti, i corsi al TAR, partite per essere, parecchi cittadini poi se lo dimenticano più, addirittura pensano che io non stia prendendo più nulla, voglio dire, almeno quello del mio comune. Invece io sono sempre in contatto con loro, spero sempre che ci sia qualche novità. Vediamo, quando dicevo un momento, per cercare di capire innanzitutto noi. Cosa vogliamo fare da grande, perché corriamo il rischio altrimenti di venire a fare le solite riunioni, poi è inutile che parliamo con gli inglesi da di noi, perché non me ne voglio più scelto di vita. Non abbiamo interesse a far capire chissà che cosa, l'acqua, il bene comune, le cose di Zanotelli, abbiamo ampiamente discusso tutte le manifestazioni che abbiamo fatto, ormai siamo forse prestanti. C'è un problema, cioè il grosso, e c'è il governo regionale adesso, con il buon presidente del Luca, a cui noi dobbiamo spiegare determinate cose, sono d'accordo con il collega di San Giuseppe, perché penso che De Luca con buonanità ci ospiterà ben volentieri, però per poter andare a parlare con loro dobbiamo firmare, sono
guardate, noi pensiamo che sia giusto fare queste cose. Altrimenti vogliamo rischiare di farci fare una chiacchierata inutile con la denuncia. E quindi penso che non ci sia bisogno di andare in un consiglio, quindi di noi nostri di maggioranza, ma da fare un documento, ecco, che tutti noi possiamo condividere e che chiediamo chiaramente a loro di poter preparare per vedere effettivamente fino a che punto noi siamo disponibili a continuare questa battaglia, perché sennò ovviamente si è storicamente impegnata nella battaglia di questo controllatori, noi abbiamo la nostra massima disponibilità di qualunque tipo di intervento, di qualunque tipo di documento. Sono d'accordo con la nostra regola, perché alla fine dobbiamo anche contarci. Quindi effettivamente chi è disposto a continuare la battaglia, al di là di quelle che possono essere le commissioni elettorali oppure gli interventi, diciamo, rinunciati. Quindi qualunque documento va bene, più duro possibile, non ci sarà mai problemi da parte di loro. Poi vorrei dire, ci sono vari mezzi a cui noi possiamo, quindi il documento, battaglia legale, che siamo sempre d'accordo, manifestazioni anche eclatanti, però vorrei dire soltanto una cosa: visto che la volta tante di queste irregolarità, tante di queste illegittimità, è possibile che da un punto di vista, ecco, legale non si possa, io sono un legale, sono un medico e quindi chiedo a chi ha più pratica legale di me, è possibile che non ci sia qualcosa di eclatante a qualunque livello per poter frenare questo tipo di comportamenti assolutamente illegittimi, non ultimo discorso che sono in grado di esprimere un giudizio riguardo del viaggio? È possibile che questo possa continuare sempre in questo modo? Detto questo, mi chiedo scusa, ma a 5 più della teoria, perché presenza civile, una risposta in procura firmata dai sindaci, alla relazione, dopo la finale, una dose di sempre nell'ottica, diciamo, di essere propositivi e di eliminare la parte principale che abbiamo fatto in altre, in altri incontri, in altre assemblee, come diceva il signor Iocca. Io proporrei anche in maniera provocatoria un'azione legale che potrebbe portarci a questo, cioè al di là del primo punto che leggevo all'ordine del giorno, che riguarda tutta la parte contabile rispetto alla quale è vero che non si sono espressi e quindi dovremmo muoverci in separata sede, anche eventualmente con un'azione forte, depositando gli atti nelle sedi deputate, perché in questo caso parliamo di bilanci che possono essere truccati, quindi diciamo che dovremmo rivolgerci alle sedi competenti, che non vedo altro che, diciamo, il Tribunale Ordinario Penale come sede competente o come ipotesi di denuncia. Ma a me sull'aspetto propositivo, che è quello che ha contraddistinto la rete dei sindaci, noi oggi abbiamo una cosa in più che è stata ottenuta grazie alle tante battaglie, dei tanti comitati e dei sindaci che poi si sono man mano sensibilizzati al tema. Io proporrei una controriffida alla Regione Campania, perché oggi abbiamo una legge regionale che ha inviato, diciamo, la Regione a tutti noi degli atti dove ci chiedeva di ottemperare ad una legge regionale, di adempiere deliberando nei nostri consigli comunali e dunque di eliminare il potere sostitutivo dei commissari. Noi oggi alcuni comuni stanno mantenendo il gioco perché in effetti, non deliberando, dando la possibilità alla Regione di dilatare sine die, diciamo, e di differire la possibilità, diciamo, di
nominare questo ente di locale. Io proporrei, che penso può avere una doppia funzione, politica e giuridica, io proporrei di fare una controinfida alla regione, perché ad oggi la maggior parte dei sindaci che sono qui seduti sicuramente avranno già deliberato nei loro consigli per accelerare il processo di costituzione dell'ente di Caffaro, nel quale noi faremo sentire la nostra voce e andremo a fare una lista per candidarci a guidare questo processo. Scusa, ma dal pubblico si può dire qualcosa? Facciamo prima il giro, diamo il giro dei amministratori. Ma perché era davanti la parola, perché perciò pensavo così. Facciamo un attimo. No, perché purtroppo noi dobbiamo andare, perché eravamo qua le 5 minuti. No, semplicemente perché io mi chiamo Claudio Pagano, che sono assessorato al pubblico, diciamo che è impegnato su questa battaglia dalla notte dei tempi, insomma, no? Ovviamente sbagliando una infinità di cose con molti altri, però siamo ancora qui. In uno dei tutti incontri che tenemmo al comune di Nocera Inferiore presso il centro sociale, io ho proposto una cosa che però, diciamo, nonostante tutti avessero condiviso, diciamo, non ha avuto nessun tipo di senso, cioè il fatto di dire, a prescindere da De Luca che sta là e che, diciamo, come dire, Deus Ex Machina che tutto dove, ognuno di voi, nei vari comuni, diciamo, su base sociale a questo punto, perché parliamo del presidente della regione, ha avuto i consiglieri regionali che sono venuti a chiedere il voto o su un determinato programma elettorale che, diciamo, presupponeva determinate cose. Diciamo, io chiesi all'epoca di fare in modo che ognuno di voi sui suoi territori coinvolgesse i consiglieri regionali che attualmente fanno parte della maggioranza per dire è andata così, abbiamo approvato una legge che era peggio di quella, diciamo, di Caldoro, che comunque sia all'interno di questa legge c'era uno spazio di partecipazione che è quello dell'EC, e tutti noi aspettavamo si svolgesse in maniera regolare per la nomina dei vari componenti, ma che però, diciamo, per tutto quello che Peppe ha brillantemente raccontato non è purtroppo avvenuto. C'è ancora la possibilità di discutere con questi consiglieri regionali, ognuno di noi ce l'ha queste relazioni a prescindere dai partiti di appartenenza. Io faccio un esempio che secondo me vale per tutti. Qua c'è Pisciano, il cui sindaco del passato, che era Pasquale Mafia, se lo ricordo, era uno, diciamo, degli artieri della battaglia, diciamo, dell'acqua pubblica. Tra l'altro, diciamo, chi conosce bene questo sa anche che la legge che era proposta del Partito Democratico non era così male come quella che poi è stata approvata, per cui era sostanzialmente condivisibile. Con Pasquale Amabile o con chi per lui c'era la possibilità di parlare per dire noi vogliamo produrre questo documento tenero, più feroce che sia, per dire anche voi ci sosterrete. O con si deve necessariamente solo parlare con De Luca, sapendo poi sostanzialmente che tipo di risposta, diciamo, ci sarà. Tra le rivendicazioni del CIP e dei sindaci che vedono quotidianamente sottrarsi gli spazi di intervento rispetto a quello che la legge attuale, approvata dal Consiglio regionale, ci riconosce. Per cui, Ciro, diciamo, prendo atto ancora una volta che questa cosa, perché fosse stata condivisa da tutti, diciamo, più o meno erano i presenti quando io dissi. Ovvero noi invitiamo ad un incontro della rete dei sindaci, tutti i consiglieri regionali dovranno partecipare in maniera definitiva, si prende atto del fatto che non c'è uno spazio politico di discussione con chi ci rappresenta o ci dovrebbe rappresentare all'interno delle istituzioni e si agisce di conseguenza, ma credo sostanzialmente che abbiamo l'obbligo morale di fare questo ulteriore passaggio che ad oggi non è stato ancora. Allora, questo è un altro tipo di ragionamento. Adesso vediamo un attimo che Sarciano e abbiamo mandato. E poi risentiamo l'avvocato Grasso. Prima Sarciano e poi l'avvocato. Buonasera, Sarciano. Volevo dire, ho sentito alcune proposte, come quella dell'avvocato di Simone, il sindaco di Roccaraiola, anche come del rappresentante di San Giuseppe, dove ci si divideva tra un documento e un atto deliberativo. Dopo chiarisco, forse in parte io avevo chiesto la parola per chiarire la posizione che sarà la tua risposta Maria. Cioè io dicevo che a parte il fatto che noi come San Giuseppe firmiamo il documento e non c'è nessun tipo di problema,
per andare ancora oltre il documento, se era per rafforzare l'azione, per renderla ancora più forte, più dura, c'era la possibilità di fare anche un atto deliberativo. In consiglio comunale sarebbe semplicissimo, perché nel momento in cui noi come comune abbiamo aderito alla rete dei sindaci, quindi c'è una maggioranza schiacciante per l'adesione, è ovvio che quel consiglio comunale aderisce anche alle iniziative, se no qua che cosa rappresenta? Però per dare più forza all'iniziativa, ma non era in contrapposizione, era rafforzata. No, però avevo inteso bene questo, mi ricordo, perché in merito... Poi se vogliamo fare solo il documento, noi comunque siamo d'accordo. No, no, io avevo inteso, credo che avevo inteso bene, che la proposta di Grotta Rainola era già parlata dalla SUBA, null'altro da implementarla poi successivamente con un atto che fosse un atto deliberativo. Il problema più che altro è un po' come diceva Roba, innanzitutto cerchiamo di portarci, come giustamente va a intendere il sindaco di Roba Rainola, noi dovremmo un attimino capire chi siamo, quanti ne siamo, dove vogliamo andare. Quindi questo che cosa significa? Significa andare a individuare le eventualità che uno poi può correre e come le vuole percorrere. Sentivo prima, sia da parte dell'avvocato, sia da parte del collega che adesso non ricordo, non c'era. Io non voglio dare delle false indicazioni riguardo a questo, ci voglio dire una cosa. Si parlava del bilancio poi e si parlava di una relazione che poi avete anche allegato, dove praticamente è non il collegio sindacale della GOI, ma la società di revisione. E però la società di revisione va a dare un giudizio negativo di non espressione del giudizio riguardo al congiuntivizio tra la relazione di gestione e il bilancio. Se noi andiamo a leggere, è un po' particolare, però la questione è questa: il collegio sindacale, che poi è quello che prende delle responsabilità dal punto di vista contabile, riporta identicamente tutte le frasi che sono state riportate dalla società di revisione, ma fondamentalmente alla fine da parere favorevole della posizione di bilancio del sindacato, che rinomina naturalmente della società, ma anche l'Ernest Bianco è in nomina della società. Poi in definitiva è fondamentale sapere che c'è una società di revisione che fondamentalmente dice che dalla base della relazione della gestione, che quindi gli amministratori non hanno saputo specificare o chiarificare una serie di risultati. Cioè, concretamente, noi siamo in una situazione del genere: nel momento in cui le partite pregresse vengono a scadere, muore la voce. È questo che a noi interesserebbe più che altro. Perché oggi i 203 milioni di partite pregresse mantengono un patrimonio che nel momento in cui il Consiglio di Stato rigettasse come ricorso, che cosa succede? La GOI è costretta a stralciare questi crediti. Quindi il suo patrimonio cadrebbe immediatamente in 203 milioni. E quindi praticamente ci sarebbe una rottura dell'azienda, in che senso? La porterebbe al fallimento completamente. Quindi io dico, seguite anche tutto ciò che è l'aspetto legale delle partite pregresse, perché veramente da quella situazione può nascere la fine della cosa. E noi su questo, insomma, ci dovremmo un attimino svelare. Però quello che voglio poi alla fine, e che alla fine vorrei che queste riunioni producessero a questo punto,
è effettivamente un atto deliberativo, un documento, qualche cosa che ci faccia capire innanzitutto in quanti ne siamo, come vogliamo agire, perché altrimenti alla fine queste riunioni, io vedo che man mano ci sono degli assenti, quindi va a finire che non c'è più chi credeva all'inizio nella azione propositiva che potesse poi sbloccare in qualche cosa di concreto. Quindi diciamo che secondo me, come dicevano i colleghi, è importante andare anche in qualche cosa per andare a capire chi siamo, quanti ne siamo e l'azione che vogliamo fare. D'accordo, volevo solo dire che alcuni che sono assenti non lo sono perché si sono allontanati, Cisciano ci doveva stare, mi ha chiamato perché non poteva venire più, Santa Maria Carità vuole essere aggiornata, la stessa parte ci sta, da Cipiano doveva venire l'architetto per te. Quindi per sé c'è stata una concomitanza, quindi ci sono alcuni che voi conoscete bene che invece cominciano a venire a seguirci, però giustamente per fare il punto di chi siamo. Sì. Allora, io voglio un attimo intervenire su questa tematica perché ritengo che su che cosa noi possiamo agire. Ho sentito il sito di Rocca Raiuno che parlava di fare una coppia, no? Io credo che a me dagli interventi che insomma si susseguono pare che eravamo decisi prima, lo siamo stati durante diciamo, le tante manifestazioni, no? Abbiamo partecipato tutti insieme e colgo ancora oggi insomma, che siamo tutti decisi diciamo, avanti questa battaglia. Però se noi dobbiamo mettere a fuoco diciamo, su che cosa no? Andare a fare questa battaglia. E a prescindere quindi dalle varie interventi, come c'è stato il collega Vicenzo, che giustamente si è fatto un intervento, è in maniera naturale presente l'acqua, la propria galleria, la collega di Sarno, sappiamo tutti che a Sarno pagano delle problemi credibili, quando a Sarno passa fare un buco, insomma, l'acqua è tranquillo. No? Ora, a prescindere da queste considerazioni, bisogna, secondo me, fare luce su una cosa importante, è che queste società, la Cori in Campania, ma anche diciamo, altre tipi di società che sono presenti in altre regioni, nascono da quali motivazioni, cioè perché sono venute fuori? Sono venute fuori non perché, diciamo, per il fatto che l'acqua sia presente in una maniera naturale, eccetera, eccetera, ma per un problema di ammodernamento della rete idrica, no? Noi sappiamo tutti quanti che l'Italia ogni anno paga una multa di 80 milioni di euro, no? Al Tribunale Europeo diciamo, per la dispersione idrica, perché siamo indietro da questo punto di vista, perché diciamo, ci sono regioni che a nord diciamo, hanno una dispersione idrica del 20%, altre regioni del 30%, noi qua abbiamo una dispersione idrica in Campania mi pare sicuramente sopra il 50%, circa il 55%, e poi ci sono addirittura regioni in Calabria dove la dispersione idrica arriva all'80%. Questa diciamo, rete vecchia idrica ci fa pagare ogni anno 80 milioni di euro diciamo come multa, no? Allo Stato italiano. Queste società nascono perché? Perché a parte che va bene, vuol dire che si trova in maniera naturale, ma bisogna modernare e bisogna far sì che queste diciamo queste reti siano ammodernate per evitare la dispersione idrica e di conseguenza evitare diciamo economicamente queste multe. Allora io quello che propongo, insomma, la prima cosa che bisognerebbe chiedere diciamo, a chi deve avere in regione è voglio dire perché
Cioè, noi dal 2011 al 2015 abbiamo subito un aumento della bolletta del 67%, quindi i cittadini hanno subito un salasso già del 67%. Ma oggi io mi preoccupo ancora molto di più, cioè probabilmente non siamo neanche a metà, diciamo, di questa strada tortuosa per i nostri cittadini, perché il commissario del giorno, insomma, abbiamo ascoltato tutta la parola caso, ha già programmato questo aumento del fario che nel 2016 è del 9%, ma non finisce qui. Ci sarà un aumento progressivo fino ancora a un ulteriore 31%. Poi ci dobbiamo aspettare che, quello che lei diceva, il collega di Cicciano, ci dobbiamo aspettare cosa? Che a causa delle partite regresse la Comi possa avere questa, diciamo, chiedere questo intervento di edilizio da parte di questa società per 244 milioni. Chi è che paga questi 244 milioni? I cittadini. Ecco, allora questa è una cosa che non può andare, e non può andare soprattutto quando, diciamo, questi aumenti tariffari sono aumenti che non, diciamo, comportano un ammodernamento che era stato richiesto da questa società. Io proporrei quindi, a parte, diciamo, le azioni che possono essere, diciamo, che abbiamo già fatto, che sono documenti, manifestazioni in piazza, eccetera, eccetera, io vorrei invitare qualche rappresentante della regione Campania e anche qualche rappresentante che ci potesse delucidare su questa azione, e che quindi i cittadini devono sapere che se pagano di più, no, dall'altra parte deve essere che la Comi deve fare il suo dovere e quindi deve ammodernare la rete idrica e quindi le espressioni adeguate. È una mia opinione personale, come da l'altro. Io vedo, ne approfitto un momentino, io vedo la mia avvocato, e io vedo che non si è mai, si è un po' evitato questo discorso un po', perché è chiaro che noi stiamo cercando di costruire qualcosa che ci porti con la liquidazione, eccetera. Ma nella quotidianità i cittadini hanno dei problemi, no? Hanno dei grossi problemi, gli ovviamenti, con gli distacchi idrici, le condizioni rispetto proprio a posto di accesso, eccetera, ci sono stati di interi condomini senza acqua per giorni e giorni, situazioni di scorciere. Ora, noi non abbiamo mai detto che qualcuno, non abbiamo mai detto, non abbiamo mai ipotizzato che all'improvviso non ci sia un rapporto con la Comi. È chiaro che noi dobbiamo confrontarci con la Comi come amministrazione. In amministrazione ci dicono, dobbiamo cercare di dire tutti i fanno queste cose qua. Purtroppo la situazione attuale, con tutti i numeri che ci ha detto l'avvocato, con quello che hanno deliberato un commissario per le cadere fino al 2020-2030, cioè la Comi non se ne vuole andare, questo tipo di attività sull'acqua è un'acqua indispensabile, quindi è chiaro che è un business, insomma, a riscoprire i privati che vogliono continuare a fare questa cosa. Allora io dico, quando noi parliamo di fare, è giusto che il sindaco si impegni per farsi aggiustare la strada, per farsi fare le cose, eccetera. Solo che bisogna tenere conto in questo momento, lo dico come faccio parte dei comitati, vedo un po' le situazioni, eccetera. Vediamo anche queste cose qua, che sono più banali, ancora spesso non ci interessa, se non le faccio, per dire, faccio una battuta. Però per esempio lo sportello amico, che cosa è lo sportello amico? Io ho avuto discussione con Andy, che è stato l'unico delle rosse, però ci siamo anche chiariti, eccetera, perché ti vengono delle proposte, certe volte non si sa che cosa ti vengono a proporre. La Comi sta cercando di avvicinarsi, gli abbiamo detto che non funziona, che non ci stanno bene le cose, che deve diventare più così lo deviamo. Allora lui sta cercando di operare, dice io gli faccio dare 144 milioni di euro di cose, mi aggiusto le strade, diventa efficiente, mi faccio dare dai cittadini, quindi torna, hanno chiesto il parere di un grosso di una persona autoritaria nel campo che sa che cosa significa il business, e quindi sta consigliando la Comi a Militano, che viene pagato con quello di Paterini, e sta individuando tutta una serie di, a parte la CRA, per un'altra stessa parte di parlare dell'acqua dopo la lavorata. Quindi per esempio lo sportello amico significa che la Comi entra nel tuo comune, tu metti a disposizione i macchinari, le competenze delle persone che vengono pagate dal cittadino per fare in modo che si recuperino
i famosi soldi, eccetera, che sanno di cui loro hanno bisogno. Quindi noi cittadini paghiamo prima la tavola con lei, poi paghiamo il dipendente comunale che si occupa e viene informato, non so, semplicemente dal istruito, dal punto di vista informale, dalla cosa. E che fa per recupero di questo qua, la contante, cosa c'è? Diceva il sindaco di Catovia, purtroppo Raffaele, già troppo che è venuto questo a tagliare la passione di alcuni di voi. La Gori lui non la seguiva dicendo gli faccio fare le cose eccetera eccetera. Questo è un po' il discorso che secondo me si deve cogliere. È chiaro che bisogna lavorarci con la Gori, però capire bene quando si lavora se la Gori ha un altro interesse, se nasconde ben altro che quello, perché è successo con gli sportelli. Poi stanno chiudendo gli sportelli normali che gli costano i loro dipendenti, li stanno aprendo all'interno dei comuni, perché i comuni dipendenti sono pagati dai cittadini. No, in questo modo il sindaco è allettato perché dice così do un servizio ai miei cittadini, però se questo servizio significa che la poi non la mandi più via e quindi questo deve imparare tutte le collette, è chiaro che non è lo stesso, non è il tornatondo per il tuo, non fa il benessere del tuo, del tuo. L'ho detto solo perché sono intrattenerci un momentino e la domanda non c'è. Io faccio l'indicazione sulle partite pregresse, però sia le partite pregresse, perché ovviamente il parere dei revisori della società di revisione dice esattamente questa questione, diciamo, se non ci sono le partite pregresse non c'è l'equilibrio del bilancio loro e quindi è così. Quindi, ma anche per questo noi abbiamo tanta attenzione alle partite pregresse, anche se diciamo il TAR e il Consiglio di Stato non hanno deciso nel merito. Il Consiglio di Stato dice il 27 mattina c'è l'udienza, dove il 27 il merito. Il merito del Consiglio di Stato c'è il 27 mattina, e però sulla base della legge regionale approvata, la legge della PAI, anche il Consiglio di Stato si dovrebbe, sarebbe un atto gravissimo se decidesse in maniera autonoma, si dovrebbe astenere da qualsiasi tipo di decisione, perché la legge regionale ha rimandato ogni decisione sulle partite pregresse all'ENC Indrico Campano, senti i consigli di Stato. Quindi quei 122 milioni che fine fa, se ci sono, se non ci sono, quanti ce ne sono, lo devono decidere i sindaci e le amministrazioni locali attraverso lei. Ok, quindi il Consiglio di Stato con tutta probabilità fermerà questa vicenda, diciamo, sulla soglia. Cioè dovrebbe andare così a scranchi più grandi elementi che poi si farebbero anche capire, diciamo, la loro forza, la loro forza saranno dimostrati. Ma diciamo lasciamo perdere questo e finiscono 122 milioni. Ma in questo piano economico finanziario della delibera commissariale, i 122 milioni di Gori di partire ci sono dal 2020 al 2032. Non li hanno messi nelle tariffe di adesso, ma ci sono, perché sennò altrimenti il piano economico finanziario lo potevano fare e non potevano chiedere nemmeno il prestito all'autorità per l'energia elettrica e il gas, perché ovviamente il prestito allora lo puoi chiedere quando sei sicuro di poterlo restituire. Poi non capisco come l'autorità possa concedere un prestito sulla base di una decisione che però devono prendere i sindaci e che è in un PEF che è, diciamo, tra virgolette, provvisorio, perché poi saranno i sindaci a poter a dire se quei 122 milioni di euro ci sono o non ci sono, e quindi non so se l'autorità per l'energia elettrica e il gas darà questo prestito fino a quando l'ente Indrico Campano non delibererà, e se invece non è, appunto, non lo sarà fino a quando l'ente Indrico Campano non delibererà l'approvazione nuova delle partite pregresse, diciamo, la nuova approvazione delle partite pregresse, poi voglio vedere se i sindaci approvano o i loro delegati approvano nuovamente le partite pregresse, che cosa faranno per costringerli ad approvare, perché non sono capaci di trattamenti anche seri, diciamo, da questo punto di vista sondrale. Quindi loro già li contano come se ci fosse, però i revisori dei conti, la società di revisione molto attentamente ha detto: ma voi contate sempre come se ci sono, ma siete proprio sicuri che queste cose ci sono? Cioè, più da un punto di vista esterno, la società di revisione ha detto: ma se devono decidere i sindaci, se devono decidere lei, io non lo so adesso, li posso mettere nel bilancio, se mettendo nel bilancio questi qua realmente ci sono oppure no. Quindi c'è questo tema qui. Passando al secondo elemento, perché giusto perché sta finendo la riunione, è giusto dare questa informazione. Noi abbiamo fatto una richiesta come sindaci alla sindaca di Roma sulla questione della cera.
cioè la cosa che faceva la CEI, sappiamo che ci deve essere un cambiamento, la possibilità di un cambiamento di rotta da parte della CEA, e sì, noi stiamo chiedendo alla Sindaca della Regione, probabilmente il Movimento 5 Stelle hanno come primo punto, prima stella, la questione dell'acqua pubblica, di riprendere lo stesso 52% della società, perché come dicono, 52% di questa società non è borsa, che è una multinazionale, ma che ha anche una quota parte del 52% che sta ancora in capo al titolare del Comune di Roma. Facendo una richiesta di incontro e di modifica dell'atteggiamento rispetto alla, diciamo, espansione del Sud Italia e in particolare nel nostro territorio di questa società, a questa non c'è stata risposta a questa richiesta, e insieme a vari comitati del resto d'Italia che sono gestiti da società partecipate alla CEA, quindi insieme a Firenze, Pompe Acqua, insieme alla società Ciprosinone e insieme ai Romani e a CEA 2, che è la società che gestisce Roma e che è una partecipata sempre di CEA, ci sarà un'assemblea il 27 a Piazza Firenze sotto la CEA per chiedere rispetto della. Quindi ci sarà questo elemento forte, ne faremo un pullman, ci saranno altre diverse che partiranno dal lato 3, di noi che andranno lì. Ovviamente chiunque amministratore voglia partecipare a questa assemblea è ben, anzi sarebbe opportuno per dire, c'è la carriera corale, meglio questa cosa, è stata invitata anche la sindaca a questa assemblea, però ovviamente non si sa quale sarà il livello di partecipazione, anche perché la società rimane in mano a questi, agli amministratori di prima, e la sindaca non ha cambiato, e che stanno portando avanti il progetto. Adesso di questo progetto non si trova grande traccia in internet, anche nel bilancio della società ci sta, diciamo, cioè è detto e non è detto, però io ho sentito, ho avuto modo proprio in queste riunioni che si sono fatte a livello nazionale con questi altri movimenti, con un lavoratore di Pompe Acqua, che mi ha spiegato che cos'è questa CEA 2.0 che sta portando avanti, e questo parla sempre della stessa cosa, però stanno portando avanti un progetto di digitalizzazione in cui a livello centrale, ma non di voi, a livello centrale nazionale c'è un unico gestore di informazioni per tutte le società partecipate alla CEA. Non so quali settori vengano accentrati in questo template, diciamo, in questo grande ufficio centralizzato, non so quali settori vengano accentrati, ma questo crea un problema, diciamo, materiale, cioè che se domani voi vi volete riprendere l'azienda, ve la prendete, ve la riprendete senza i pezzi, vi restituiscono l'involucro vuoto, senza il know-how che all'inizio si sono presi. Questo è il progetto di ACEA 2.0, che è sempre la stessa cosa, da tutti i punti di vista la prendiamo, da tutti i punti di vista è sempre la stessa cosa. Quindi grande gestione accentrata, diciamo, costruzione della necessità della prosecuzione di una gestione accentrata, impossibilità di revisione, andare avanti con il lavoro, determinare l'impossibilità di fatto di qualsiasi tipo di pubblicizzazione, quindi in tutti i modi possibili. Anche questa cosa qui, e Gori ci sta partecipando con un stanziamento di 2 milioni e mezzo all'interno del bilancio 2012, ma è stata detta dal ministro locale. A sto commissario, se rilegge, e se rilegge, pensiamo che se rilegge. Non mi viene opportuno avvisare gli amministratori di quello che sta succedendo, perché ovviamente saranno loro ad avere la possibilità di riprendersi a giocare il momento di giocare. Allora, secondo me questi sono strappi istituzionali, indipendentemente dal colore politico, che sono giganteschi e che avvengono in assoluto silenzio. Invito soprattutto quelli lì che, diciamo, hanno a battere i punti sul tavolo, perché si sta facendo di tutto nel silenzio più totale, ed è una cosa che deve essere, che riguarda, sono cose che riguardano i servizi essenziali di questo territorio, e i comuni vengono tenuti al suo di tutto, e c'è un processo nel quale che se domani dovessero svegliare non possono nemmeno fare niente, no, rimangono le armi con le mani nelle case. Noi stiamo facendo, come avete capito, andiamo fino a Roma per cercare di trovare una via per costruire una disarticolazione di questo sistema, che è pazzesco ovviamente, che da tutti i punti di vista lo riguardi.
quindi dal punto di vista istituzionale c'è questo accentramento, commissariamento, dal punto di vista aziendale accentramento all'interno di uffici, addirittura informatici che stanno fuori, cioè c'è questo accentramento, cioè si estrae dal territorio per farlo arrivare in un altro luogo che non è più controllabile da noi. Questo è il tema, diciamo, che in tutti i settori si manifesta. Quindi è una questione democratica pazzesca, che si prenda cognizione di quello di cui stiamo parlando e di amministrazione una responsabilità rispetto a questa cosa che sta avvenendo, perché domani i cittadini non avranno più la possibilità, comunque non hanno più la possibilità di esercitare le loro funzioni. È subita. Thank you.
se così è. No, cioè, andiamo qui, se è una questione nazionale, a questa cosa non lo faccio, capito? Non è che non c'è niente da fare. Infatti, non è. Allora, l'intervento dell'avvocato è stato preciso perché da quanto punto capire in linea di principio lui si aspetta quantomeno dovrebbe essere un percorso che non dovrebbe trovare ostacolo almeno della realtà che il Consiglio di Stato rimandi il tutto e lo rimandi poi a queste ente che si costruisce. Allora, se è così, diciamo che il tradizio non incontra momenti di interruzione, diciamo che i sindaci poi hanno in mano la spada per affondare all'interno. Prego, chiedo, cerco di essere preciso. Senza partite terrestre, a me quello che interessava nelle tre paginette della relazione sono queste le parole che mi interessano. Che il presupposto della continuità aziendale, quindi si riferisce a Gori, è soggetto a significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulabili sui bilanci. Sta dicendo, nel momento in cui, riferito poi alla giustizia, nel momento in cui vengono a cadere le partite, perché noi che andiamo a fare l'accentuazione del bilancio, riteniamo che questa azienda non abbia motivo di continuità di bilancio, e muore, sta dicendo che è un malato terminale e non ha. Quindi, se poi noi tutti, e mi riferisco me, avanti a tutti perché tutti noi amministratori ci facciamo giocare per l'ennesima volta nel momento in cui praticamente siamo chiamati a andare a votare o meno su queste partite, allora penso che dall'altra parte i cittadini hanno tutte le ragioni al fine di condannarci giustamente e di non eleggerci, perché come già stato in tempi passati abbiamo fatto grossi errori e oggi purtroppo chi c'era seduto o non era seduto comunque stiamo pagando. Quindi diciamo che se effettivamente si avrà la possibilità che il Consiglio di Stato non vada ad esprimersi sul merito della possibilità della riscossione o meno di queste partite pregresse e poi dovesse passare successivamente alla decisione dell'ECE, quindi dell'ente idrico campano, allora gli amministratori avranno la possibilità, anche se devo dire insomma una grossa responsabilità, ma avranno la responsabilità di dire queste partite pregresse non sono riscossibili. E questo porterebbe quasi inevitabilmente alla chiusura di questo mostro che è quello della guerra. Posso aggiungere? Se mi fanno. Non si può fare per far sì che si copri. Volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto il collega. C'è il parere di una società di revisione la quale non certifica il bilancio. È una cosa grave, perché non certifica il bilancio? Perché anni. Vengono, però fammi dire. Sono tre anni che non lo certifica. Sì. Che cosa viene meno? Noi sappiamo bene che un bilancio per essere approvato deve essere vero, quindi il principio della veridicità è chiaro, il principio della chiarezza. Noi in quella relazione abbiamo certificato che quello è un bilancio che non è né chiaro e non è neanche vero.
Quindi è un bilancio attaccato da un punto di vista civilistico, da un punto di vista penale. Ci vogliamo contare come comune? Allora, come comune facciamo un'azione, confrontiamoci con i nostri legali, confrontiamoci con le nostre segreterie generali, confrontiamoci con i nostri apparati legali e vediamo se come comuni, noi comuni della rete, possiamo fare, a prescindere da quello che deciderà il Consiglio di Stato, possiamo fare un atto deliberativo con il quale noi, da un punto di vista proprio legale, facciamo un'azione giudiziaria sulla legittimità di questi bilanci approvati. Perché se vengono approvati dei bilanci che non sono né chiari né veri, poi andiamo a vedere in merito le partite pregresse, il discorso delle partite pregresse. Quindi se non c'è una società di certificazione che non certifica il bilancio, come se noi come comuni approvassimo un bilancio con un parere negativo di revisione dei conti. Io diciamo abbastanza lunga esperienza amministrativa, non ho mai visto approvare un bilancio senza il parere favorevole dei revisori dei conti. In questo caso questo commissario straordinario sta facendo un atto di una violenza inaudita. Però a questo punto io mi rivolgo giustamente ai cittadini. Quali cittadini poi vogliono avere dei punti di riferimento, vogliono sapere rispetto a delle situazioni che cosa innanzitutto facciamo noi, poi andiamo a vedere che cosa fanno questi consiglieri regionali che vengono a prendere consenso sul territorio senza rendere conto a nessuno, perché qua praticamente c'è il principio della delega in bianco. Ma su questo bisognerebbe che ci interroghiamo un po' tutti, perché poi tutti quanti andiamo a votare e un po' tutti quanti consentiamo, noi per primi, ma anche un po' tutta la cittadinanza, consentiamo queste deleghe in bianco. Ma questo è un ragionamento molto molto più lungo. Mi fa sorridere il sindaco di Castelnuovo, se fosse vero, che dice che se passa sì, diventa pure uno strumento di campagna elettorale per il discorso della acqua pubblica, che è una cosa molto molto grave, se fosse vero. Però ecco, la proposta è questa, perché poi ce la dobbiamo uscire con un documento, sì, facciamo il documento, ce lo sottoponete in base a quello che si è detto stasera. Ma andiamo a verificare, è un'azione forte. E noi abbiamo degli strumenti, qua c'è un bilancio, se la revisione dei conti dice delle cose vere, noi da detti lavori, so che tu siamo colleghi, siamo commercialisti, io penso di aver capito che la società di revisione non è che si esprime così all'acqua di rosa. E quindi prima di esprimersi ci sono dei professionisti molto seri dietro questa società di revisione, molto qualificati. E quindi andiamo a fare un incontro con questa società di revisione. Andiamo a confrontarci, andiamo a vedere che tipo di azione di carattere legale, che se questi qua non li facciamo male da un punto di vista legale, non gli facciamo capire che siamo con il fiato sul collo, non gli facciamo capire che i loro bilanci passano solo se sono veri e chiari. Dove ci dobbiamo confrontare? In sede penale, allora qua ci contiamo. Sindaco, se ne andate, signor Carabinieri. Qua ci contiamo sulle azioni serie. E in questo modo riacquistiamo pure noi credibilità nei confronti dei cittadini, perché solo attraverso delle azioni. Perciò io dicevo, il documento sì, va bene, si fa un documento, facciamo il documento, abbiamo diciamo fatto un'azione per dire ai nostri cittadini, ha visto, noi abbiamo firmato il documento, ma poi di questo documento, cioè che fine fa il documento? Fa la fine del documento precedente. Perciò io dicevo, oltre al documento, andiamo a verificare che tipo di azione possiamo disegnare. Ecco, la prima cosa, ci potremmo confrontare con la società di revisione, insieme all'avvocato, se si può creare un comitato oppure chi vuole essere presente, io mi rendo disponibile già da adesso. Andiamo a verificare insieme alla società di revisione, insieme ai nostri apparati legali, che cosa possiamo fare e in che modo incidere seriamente su questo argomento. Questo è un argomento importantissimo, non andiamo di là. È chiaro che ognuno di noi ha i suoi impegni, se stasera stiamo qua, questo per dire ai cittadini, ancora qui a quest'ora, perché l'argomento ci teniamo, cioè, per noi è un argomento importantissimo, cioè, la maggior parte di noi fa politica proprio per cercare di dare risposte rispetto a questi argomenti, altrimenti ce ne staremo a casa tranquillamente con le nostre famiglie. Però abbiamo il dovere rispetto a loro di dare delle risposte concrete. Va bene il documento, ci vuole qualcosa in più al documento. Perché non chiediamo subito la relazione della
E quello lo faremo nell'ambito del documento. Ma quello lo faremo nell'ambito del documento. Però non ha fatto. Io sindaco più o meno ha specificato che firmerà questa lettera, questo atto politico, questo indirizzo, perché alla fine è qui stiamo tirare le orecchie, prima ci diceva di fare un documento, ma dopo sto prendendo male contro, tra virgolette contro, cioè tra virgolette, però contro alla fine è la cosa che li chiama De Luca, il governatore dice, ma allora che state facendo? Io manca a me. Sai, già avevo qualche dubbio, è il dubbio mi ha sottolto, perché già dicendo quelle parole che andrà in tutti i comuni, già ci ha fatto capire, non lo sa manco lei, se lo firma o non lo firma. Quando già hanno fatto la figuraccia, forse non lo sanno gli altri sindaci, lo dico io, quando è stata fatta la disegna LEIC, molti sindaci hanno fatto la disegna LEIC con una postilla in cui si diceva il vostro dissenso verso il comune legge regionale. Salva, questa cosa prima l'ha fatta e poi su un giornale che non ha manco un giornale famoso, il sindaco ha fatto la Maria Verde, ha smentito, e c'è stato per la Puglia in questo posto. Vabbè, però no, io per esempio adesso io non ho finito manco l'inferiore. L'assessore ha parlato, non ci capite se lo firmano loro questa delibera, questo momento politico di legge. Mi sembra che dalla discussione di stasera ci sta il doppio campo, dopo la parola anche da Franco, doppio campo. Comunque di postare un documento da fotografia dove le cose decideranno il proprio. C'è un problema democratico agganciato a un problema anche gestionale relativamente alle notizie che abbiamo avuto rispetto al bilancio di voi. E quindi vi diamo, proviamo le parole, la regione a aprire questo spazio di collezione che è un atto dovuto rispetto alla legge. E più, evidentemente possiamo dire un ulteriore impulso, che abbiamo già visto in passato, con la presidenza della regione regionale, affinché questo è un documento genere. Vediamo! Quanti sindaci ci stanno? Presumo che la maggior parte di quelli che stanno qui stasera ci stanno. Accanto a questa, con l'indicazione che era la stessa cosa, vediamo se col tavolo tecnico che già c'è in qualche modo, di magari la ricentrala anche attorno alla tua proposta, quindi con te in qualche modo, di vederci qualche volta e capire se su questa cosa del bilancio della cosa possiamo fare degli ulteriori azioni di politica penale. Quindi in due piani, come esempio, quello politico e anche quello sociale e quello legislativo vanno insieme. Se ci riusciamo e siamo d'accordo con queste cose, cerchiamo con Peppe, io, Ida, e raccontate con voi che ci sentiamo quotidianamente, di affrontare questa cosa e di raggiungere la settimana su questo documento che esce fuori e se esce fuori anche tutte le ore. Riunione, magari un po' più distesa, con chi ci può stare a lavorare, tutta questione diciamo, più di portogliare del giudizio. Siamo d'accordo, andiamo avanti. Franco e Torre. Forse anche dovendo intervenire c'è la prima. Ah, certo, dice il sindaco. Certo. Perché la sua parola è per lei. Allora noi, al di là di tutto, sono i cittadini presenti, perché sentono d'altra parte come quello che diceva anche il collega che preguntava. Questa necessità che è diventata ormai impellente di compiere un'azione, perché a fronte di tutto quello che è stato detto ed è inutile ripeterlo, e con tutti i corsi che sono in una fase abbastanza avanzata dal punto di vista legislativo, occorre però che adesso ci muoviamo noi. Allora, una proposta che è anche quella che diceva lui è quella di vedere anche con i nostri rispettivi segretari comunali se c'è la possibilità di ricorrere contro la relazione delle misure di approvazione, perché per noi è praticamente impossibile approvare un bilancio con un parere negativo da parte delle misure di conto, però per i cittadini non trovo che non interessa. E allora interessa chiaramente ai cittadini, ma anche a noi, che siamo cittadini altrettanto, no? Quindi di trovare comunque una soluzione, visto che al di là se queste partite pregresse si riescono ad annullare o no, e quindi far morire anche la loro
insieme a questa, ma c'è anche un particolare che probabilmente se ci sono dei debiti accumulati in una maniera o nell'altra, questi troveranno il sistema per farci ripagare. E poco ma sicuro, perché alla fine se ci sono dei debiti, questi debiti dovrà pagare qualcuno, a torto o a ragione. Allora, per farla breve, questo documento dovrebbe essere il lavoro della segreteria. Innanzitutto voglio anche fare i complimenti, insomma, per il lavoro che state facendo, che è davvero lodevole. Vanno però non richiamati, ma allargare ulteriormente questo cerchio di sindaci che hanno aderito a questa iniziativa, per fare in modo che questa voce diventi sempre più forte. Anche perché suppongo che anche in questo momento la politica diventa un fatto relativo. Sindaci destra, sinistra, quella che è, non c'entra. Stiamo parlando appunto di un bene pubblico, diceva prima il mio consigliere comunale. Ma la questione vera è che a fronte di tutti questi interventi di tipo legislativo e tutte le discussioni che sono state fatte, secondo il mio punto di vista, il nostro punto di vista, c'è bisogno che intervenga un'autorità superiore a noi, che è il Presidente della Regione e i rispettivi consiglieri, così come è stato detto precedentemente, al di là del fatto che vengono, prendono i voti o non prendono i voti, sono lì e bene o male rappresentano un po' tutti. Allora, è il Presidente della Regione a cui secondo me deve essere indirizzato questo documento, ovviamente infarcito di tutte le responsabilità della CORE e di tutti i servizi che creano sui territori, perché se voi chiedete ad ognuno di noi i servizi che ci creano e quanti soldi ci fanno anche spendere e quanti danni si creano anche ai cittadini, il tutto deve essere, come dire, se tutto confluisce in una relazione abbastanza piena, diciamo, di contenuti, no, può dare forza alla richiesta di un incontro per fare in modo che questo documento e questo incontro poi si possa spostare successivamente al Consiglio regionale, affinché prenda visione e discuta e trovi anche delle soluzioni per tutti questi problemi che sono stati elencati fino adesso. Sì. Facciamo un attimo. Sì, sì. Sì. Okay. Io sono per un po' di tempo che manco a queste riunioni in linea per mia volontà, chiaramente decido per portare che stanno bene in questi anni e mezzo di cosa è successo qui. Solo per ribadire che sono da pochissimo un documento, tra virgolette politico, da inviare alla regione. Però chiaramente, come ha detto prima il sindaco di San Giuseppe, che è la sindaceria, sono dell'opinione di uscire anche con un documento e di cercare di vedere se ci sono le condizioni per poter agire più in profondità, per cercare di dare più forza a questa azione che vogliamo portare avanti. Perché se ci sono le condizioni, come credo ci siano le condizioni, per poter anche agire giuridicamente contro l'approvazione del bilancio 2015, in quanto c'è stata, cioè, una relazione dell'ente certificatore chiaramente negativa, quindi cercare di esercitare una condizione per poter incidere maggiormente su questo documento, al di là del documento, perché gli documenti che abbiamo fatti, come dicevano, abbiamo fatti questi anni tantissimi, poi alla fine sono 4 anni che il commissariato, cioè il commissario alla UEFA, all'interno del proprio tempo, fa tutto quello che vuole, senza che, senza che noi riusciamo a poter fare assolutamente nulla. E quindi per quanto riguarda poi lo dico io, perché chiaramente con il mio ex sindaco, ora consigliere regionale, io mi farò chiaramente, per modo che c'era stasera, appena esco da questa riunione, lo chiamo, perché lui è stato anche firmatario di ricorsi fatti contro l'ATO, contro la Rosi, contro la regione, quindi voglio dire, non credo proprio che si tirerà indietro per un incontro anche pubblico a queste riunioni. Quindi questo
è una cosa che posso dire chiaramente senza nessun problema. Sì, allora sostanzialmente il mio intervento sarà breve, giusto per specificare un aspetto. Tutte le proposte sentite stasera, dove, qual è il tasto? Lo centrale. Lo centrale, ok. Perfetto. Dicevo, tutte le proposte che sono arrivate questa sera non sono un'alternativa all'altro, possono benissimo, anzi dovrebbero essere tutte quante portate contemporaneamente assieme, cioè si deve chiedere la fine del commissariamento, si deve chiedere che la legge faccia il suo iter nei giorni dovuti, sempre se questa legge poi a questo punto deve essere portata avanti, così tutto, come tutte le altre azioni verso la regione con i consiglieri regionali e così via. Specificavo questo perché spesso negli interventi che ho sentito sembrava quasi che una proposta andasse ad escludere l'altra. Questo assolutamente credo non ci convenga. A questo punto nel documento cerchiamo di includere tutte le criticità rilevate. Grazie. Ah, comunque il comune di Torre del Greco, ho parlato con l'assessore, è d'accordo al documento, l'assessore del tuo documento.